Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Immortals of Aveum, un gioco che mi è stato mandato dallo sviluppatore. Il gioco è uscito ad agosto 2023, sviluppato dalle Ascendant Studios, ma distribuito da Electronic Arts. Mi è arrivato così a sorpresa, non me lo aspettavo. Il gioco sta subendo un profondo rilancio anche in seguito a degli sconti veramente maxi su Steam, un 60% di sconto, 24€ anziché 60. Io non l'avevo mai provato, c'è stata l'opportunità di richiederlo ed è arrivato praticamente istantaneamente. Mi ha un pochino sorpreso, però ricordiamo che questi Ascendant Studios hanno sviluppato appunto Immortals of Aveum come loro primo gioco, unendo delle meccaniche diverse, delle meccaniche che prendono da altri giochi. E io sono sempre stato dubbioso perché non mi ispirava per nulla il fatto di dover sparare come fosse uno sparatutto usando però la magia. Ma questo, adesso io non ve lo spoilero perché mi hanno già accusato di spoilerare d'inizio video, ma se avete amato un pochino quella frenesia che magari vedete su Doom, ma non vi piace quell'ambientazione un po' così infernale, demoni, diciamo una visione un pochino di chiesa, maledetta, insomma una cosa del genere, ma amate il fantasy, questo è un gioco che potrebbe far per voi. Io adesso sono a fine tutorial, ho giocato un'oretta circa, poi magari arriverà prima una live di questo video, non lo so, però vi voglio dire quello che penso, perché tante volte magari dalle recensioni non si capisce, magari non vi fanno vedere a livello pratico come il gioco funziona. Lo sto ancora scoprendo, sto scoprendo le ultime features, però ve ne voglio parlare. Quello che vi voglio dire è solo che, senza spoiler, che l'inizio dell'avventura mi fa dire: cavoli, ma questi sono nuovi, il primo gioco che fanno è incredibile. Incredibile dal punto di vista di come vi prende a livello emotivo, dalle musiche, dalle scene, dalla rabbia che vi fa venire in alcune scene, il fatto che l'inizio della trama vada tranquillo, tranquillo, ma sapete che dietro sta per succedere qualcosa. Veramente mi fa venire veramente la voglia di vendetta interpretando questo personaggio che è Jack. Allora, vi spiego subito il fatto che nelle recensioni vedrete tanti che parlano di arene. Sì, perché si parla un pochino di un gioco simil Doom, nel senso che arriverete nelle zone, vi assalteranno i nemici e voi dovete batterli, e per batterli avete diverse armi. Avete questo guanto che ha tre magie. Allora, diciamo che la prima magia è questa, che è una sorta di colpo di mitra, diciamo. Questo è più paragonabile a un fucile a pompa, mentre il verde è una mitraglietta. Ma non solo, perché voi potrete anche utilizzare uno scudo così per proteggervi dai colpi, potrete usare la frusta. Quindi se voi avete un nemico su un ponte là, lì, ecco, lo prendete, lo tirate verso di voi, ma non fa in tempo ad arrivare da voi e finisce giù, e questo è un combattimento di tipo tattico. Oppure avete un nemico magari via lì, lo tirate verso di voi, poi pum, colpo di magia rossa, fucile a pompa, grande danno, morto subito. Ma non solo, perché potrete allora curarvi prima di tutto, potrete premendo C, lo vedete in basso a sinistra il cristallo, in basso a destra premendo X userete invece un cristallo di mana, perché quel mana lì, io ho un'abilità adesso sul tasto 1, ne prenderete delle altre, lo consumerete tutto il mana e quindi lo riaccumulerete giocando. Poi avete dei soldi che verranno utilizzati all'interno dell'avventura. Io adesso uso un cristallo, vedete, ne distruggo uno, ne trovo un altro e torno al mio massimale, che è 3. Ora dovremmo avere uno scontro con un boss. Io vi dico solo che questo gioco in italiano è doppiato in italiano. Vi dico solo che mi ha ricordato un pochino un Forspoken, ma non c'entra niente con Forspoken, ma per dirvi che Forspoken ha tentato di fare qualcosa, questo era troppo grosso per tirarlo verso di me, ha cercato Forspoken di fare qualcosa di nuovo, creando una lore, un mondo a sé, una storia, un'ambientazione, delle sue regole. Non ci è riuscito benissimo dal mio punto di vista, perché comunque pecca di noia il gioco, nonché di molto bello a livello grafico, quello senza dubbio. Uso l'abilità, ok, quella che mi ha consumato un'attacca di mana,
anche perché si stava iniziando a mettere male su un boss. E questo gioco ha una sua lore, perché si parla di una divisione in caste sociali dei suoi abitanti, tra quelli che sono più privilegiati, più abbienti, che sanno usare la magia, e quelli invece un po' più poveri, che comunque possono magari ambire alla posizione di potere ma mai quanto gli altri. E anche la location iniziale dove il nostro personaggio inizia, che è una zona sotto un ponte, dove viene un ponte enorme, dove viene costruito questa sorta di città di legno sospesa, è davvero molto interessante, perché appunto ha una lore, ha una storia. Ci sono dei documenti che trovate in giro per il mondo all'inizio, anche nel tutorial, dove potrete apprendere nuove informazioni sulla divisione magari delle caste sociali e così via. Ora abbiamo battuto il boss con non poche difficoltà e ho preso strisce da soldato, che poi potremmo andare a equipaggiare. Puoi equipaggiarlo premendo G, passando alla scheda di equipaggiamento. Ok, questo è il menu. Praticamente abbiamo le categorie di equipaggiamento, dove possiamo andare ad equipaggiare i nostri. Diventa una sorta anche di gioco di ruolo. Quanto più elevata è la rarità di un oggetto, quanto maggiore sarà la sua potenza. Ok. Durante il tuo viaggio potrai trovare, acquistare sigilli, totem, anelli, parabraccia. Ok, questo è quello che facciamo. Quindi abbiamo la mappa di gioco, non è bellissima, nel senso che è studiata un po' così come facevano in altri giochi, con tutte le cose che possiamo prendere. Abbiamo il menu dell'equipaggiamento, i talenti che andremo a sbloccare più avanti, e il diario con tutte le missioni, ma soprattutto le informazioni sul mondo. Quindi le informazioni su i nemici, la storia, con tutte la sempiguerra, che è una guerra comunque che non vi dico nulla, insomma, se vi andrà di provare il gioco lo troverete. Ci sono anche dei puzzle ambientali dove dovremo usare la magia giusta per sbloccare le porte. Però il gioco non si limita a questo, perché è pieno comunque di video, di scene animate, battute, umorismo. È davvero molto più di quello che magari può sembrare vedendolo in giro. Nel tuo caso, autocontrollo. Graficamente qua richiede ovviamente un PC bello potente, ma se abbassate un po' i dettagli adesso sono tutto a ultra. Che quel cipiglio? Sei stato bravo. È solo che Unreal Engine 5.1. Sentite. Non è questo che voglio fare, questa cosa di essere solo un soldato. Qui c'è un motivo, ma non vi dico nulla. Io combatterò. L'ho promesso a una mia amica. E anche alla mia famiglia. Davvero? Non importa. Quello che intendo dire è che voglio diventare un immortale. Voglio combattere questa guerra come uno di voi, come uno dell'elite. Non funziona in questo modo. Con tutto il rispetto, signora, questa bugia è veramente una... Ah, come posso dire? Io non me la bevo, ok? Voi mi state addestrando, personalmente. Voi comandate l'intero esercito di Lucium, quindi che cos'è? Oh, ehi, evochiamo qui un paio di fantasmi per questo moccioso appena incontrato, perché non ho nulla da fare. Giusto. Esattamente in questo modo. Perché ti renderebbe speciale? È questo che intendi? Dimmi, Jack, quanti soldati credi che rimangano ancora ad addestrare a Lucium? Chi è in grado di combattere già lo sta facendo, eppure stiamo perdendo. Sandrak ci sta letteralmente mettendo alle corde. Oh, io... Non vi dico nulla sui nomi, nulla di nulla. C'è la storia. Correndo la storia durerà sulle 15 di ore. 15-20 fino a 30 ore con tutto. La scelta era fra ucciderti o trasformarti in un'arma contro Rashar. Perché ci serve chiunque possiamo reclutare. Un attimo. L'opzione A era quella di uccidermi. La mia attenzione non ti aiuterà a entrare nell'ordine, Jack. Accumulerai esperienza, come tutti quanti, sui fronti di guerra. Bene. Di quanto tempo stiamo parlando? 5 anni. 5 anni. L'ho detto prima perché lo sapevo. E calcolate che il prologo ha un'ambientazione totalmente diversa, questa è totalmente diversa dalla prima, e probabilmente adesso stiamo cambiando ancora. Queste sono le scene animate di cui vi dicevo.
Il combattimento è soddisfacente, assolutamente. Gran Magnus sul ponte! E anche questa cosa degli equipaggiamenti con le rarità, il potenziamento, il danno che si fa in base all'arma, è molto bella, molto interessante. Sull'attente! Grazie, maresciallo. Chiunque sia ancora in piedi dovrà continuare a esserlo. Non vi dico nulla della guerra. La prossima ondata, abbiamo bisogno di più soldati possibile. Se i Rasharniani catturano questo magiflusso, potremo ritrovarci sdraiati per sempre. Sei con Barker, vero? Serve una linea difensiva lungo le mura orientali. Arriva una divisione rossa. Sì, signora. Il labiale non è malissimo. Non ne hanno ancora abbastanza. Non abbiamo ancora dato abbastanza. Funziona ancora? Quello importante, sì. Bene. Tu sei il figlio maggiore di Allommede, giusto? Sì, signora. C'è del timore immotivato nei tuoi occhi, figliolo. Scusatemi, signora. Oggi è il giorno in cui si ritireranno. Puoi credermi sulla parola. Lo dissi anche a tuo padre quando era giovane, nella battaglia di Sundown Ten. Che la musica, e allora bella. Andò proprio così. È più facile crederci quando si è immortali, signora. Quello è solo un nome creato per spaventare il nemico. Ma questo, questo è reale. Nessun incantesimo rasharniano lo spezzerà oggi. Grazie, signora. Mi sorprende siate qui, signora. Non è il giorno della selezione? Sai bene che lo è. Sappiamo anche bene che sono pronto. Peccato tu sia qui, allora. Ci sono ancora prove da affrontare. Sì, qua, perché vuoi diventare un immortale? Premendo J accedo a la spiegazione dei personaggi. C'era Luna, che è un personaggio iniziale. Hai avuto 5 anni per trovare. Adesso abbiamo Kirk, anche lei. Sono stufa di sentire che cosa voleva la tua amica Luna. Devi pensare a quello che vuoi tu. Io. L'unico obiettivo ora è difendere questa torre. Cioè, c'è loro da tutte le parti. Se Sandrak la conquistasse, indirizzerebbe i magi flussi. C'è un motivo su quello che sta succedendo e tutto. I nostri fiumi non sarebbero più fiumi. Dai rapporti che ho ricevuto, pare che Sandrak sia in grado di armonizzare le altre torri con questa. Come una rete. Non è mai stato così vicino, vero? No. E se non lo fermiamo, potrà amplificare. È bellissimo perché a un certo punto ci dice, all'inizio c'è tutto l'ambiente verde, verdeggiante, vede un'onda così, un magiflusso, gli dice guardalo bene, boom, gli si apre il mondo e vede tutto il mondo con tutti i flussi di vari colori che saltano fuori. E questo mi ha stupito, ho detto cavoli, che botta emotiva, bello, mi è proprio piaciuto questo. Questo ricorda un non so che, stoppo per non portarvi via il dialogo, ma mi ricorda un pochino, non so, anche qualcosa di Warhammer. Come dicevo, a un livello apocalittico. Niente fiumi, niente pesce. Non moriremo combattendo, ma di fame. E a Lucium, il pesce ci piace da morire, già. Così tanto che la mancanza di acqua potabile diventa un problema trascurabile. Attento. Sì, signora. Apro. Hanno queste navi insettoidi con cui attaccano. Sandra che sta scoprendo il fianco. Lo dice qualche rapporto oppure stiamo sperando che sia così? Lo stiamo sperando. Oggi è il giorno in cui si ritireranno. Preparati e dirigiti al bastione avanzato. Sì, signora. Jack, aiutaci a vincere e saprò che sei pronto.
E questa la possiamo chiamare un'arena, la prima, diciamo, di gioco. Che tra l'altro io non ho ancora i talenti. Devo arrivare al bastione avanzato. Si può correre, ci sono alcuni oggetti distruttibili che ci danno soldi. Questo è chiuso. Quella credo serva una magia blu per aprire quella. No, evidentemente no. Però il gioco ci indica dove andare. Abbiamo il doppio salto. Cioè, quello che più mi ricorda è Doom, ma con un'ambientazione che poi mi piace, anche quella un po' sacra, infernale di Doom, eh? Però ambientata nel Medioevo può ricordarmi anche altri titoli. Dark Messiah su tutti. Pompa. Vedete che io posso poi... Adesso appena, se vedo un nemico lo attiro verso di me con la frusta. E ho dato una mano a lui, che poi ho scambiato per un nemico. E a lui uso questo. Cioè, è divertente. Cristallo del mana, vedete, ho finito il mana, quindi prendo il cristallo del mana che è nell'altra mano. Spettacolo. E mi sto affezionando a quest'arma, ma dovrò usarle comunque tutte. Tra l'altro, vabbè, c'è stata l'opportunità di provarlo questo titolo e devo dire che mi ha stupito. Le recensioni non ne hanno neanche parlato malissimo, perché comunque ho preso tanti 8, dei voti comunque non, che non definirei mediocri. Ma vi dico la verità, vedendolo così non mi ispirava. E lo scopo di questo video e di quello che spesso faccio è quello di farvi vedere con mano come funziona. Il gioco è piuttosto fluido, devo dire. Per quanto io stia forse un po' esagerando col dettaglio, potrebbe essere qualcosina delle ombre. Però il gioco è bello perché nelle impostazioni vi dice quanto avete di punteggio, processore, quanto scheda video, così vi regolate quanto andate a riempire la memoria. Raccoglie l'Arcanum, ottiene ascensioni, nuovi talenti, ok, riempiamo la barra. Abbiamo i talenti che vedremo subito, che sono questi. Albero dei talenti, si può andare verso ascensioni di questo tipo, Quindi... Seleziona l'albero di talenti che desideri. Ok. Questi sono nucleo verde. Ok, sono i vari nuclei. Sono i tre nuclei. Poi questo sotto non so cosa sia. Ma io vorrei potenziare questo per fucile a pompa. Alla fine, definiamolo così. Riduce il tempo di ricarica di tutti i sigilli. No. Questo. Concentrazione al 10% di danni con sigillo rosso. Tengo premuto e acquisisco. Ho preso il danno magia rossa. Ok. A posto. Quindi faccio più danno con quello. Apro le casse. Essenza verde più 8. Ok, andiamo avanti. Là. Oh merda. Oh oh. Se qualche scattino me lo fa, effettivamente dovrebbe bastare qualcosa, ma non è fastidioso. Che si vede che probabilmente è qualcosa di caricamento.
Sì, beh, certo che colpire un drago mentre mi sta facendo volare. Howler. Cos'è l'Howler? Ah, gli Howler sono quelli, i draghi lì, ok. Fantastico. Siamo tornati in un'ambientazione più fantasy. Io sono molto attento a ste cose. Rispondimi. Ah, abbiamo anche... Ho fatto arrabbiare quella cosa e mi ha lasciato cadere. Ora è diretta verso di voi. Devi tornare anche tu, subito. Stanno per fare breccia nelle fortificazioni orientali. Sì, signora. Sì, signora. Capire dove sono. Vuoi andare alla selezione? E allora datti una mossa. Interessante. Allora... Bellino l'ambientazione così. Poi non si può salvare, ma si può riavviare il capitolo, poi ci sono i checkpoint dove il gioco salva. Perché mai si trova qui? Poi non parliamo di intelligenza artificiale a livello di un gioco di ruolo, certo, perché ne avevo attirato uno, l'altro ha fatto finta di niente, non è successo nulla, quindi va preso per quello che è, nel senso che non è un gioco di ruolo, ma è uno shooter fantasy, dove fate un gran casino e dalla seconda metà dell'avventura aumenta ancora di più il casino, quindi... Faccio più danno e si vede, devo dire. Abbina il colore della tua magia all'incantesimo difensivo del nemico. Sì, perché i nemici hanno degli scudi e noi dobbiamo combinare gli incantesimi giusti per fargli cadere lo scudo. A questo punto usiamo quella. Olè. Torno alla mia magia preferita. Sì, poi a volte si fa fatica anche a capire, ma quello succede anche in Doom. Io sono un fan un patito delle cascate, devo dire, discrete. Va bene, andiamo avanti. Cristallo saluta al massimo, lo uso così magari riprendo questo. Ho altro da prendere, tra l'altro. Totem. Sigilli. No, non ho sigilli da prendere, anelli, non ho niente, parabraccia, ho solo queste. I totem neanche. Ho la catena, ce ne sono altri da prendere. Granatiere. È verde però lui, dovrei fargli danno verde. E mi sono curato per sbaglio. Sì, infatti è morto subito. Non posso usare quello che voglio. Devo usare... No, questo è quello blu, quindi credo debba usare questo. Infatti. E la porta si apre. Poi la grafica, il dettaglio è assolutamente ottimo. Che gli effetti di luce. E questa è un'altra arena che va padroneggiata. Vedo un verde là. Penso che dovrò... Quello, questo picchia. Era quasi steso quello, eh. Molto bene. Perché poi, quando finite, è un po' come caricare l'arma, vi ricarica il... Allora, scusami, tu, vieni qui. Ma... Chi è che mi sta facendo malissimo? Quello. Scusa Emma. Ok. Fatemi usare il cristallo del mana. E andiamo avanti. Blu, quindi in questo caso. Blu e blu. Bene ragazzi. Io penso che siamo arrivati a... Abbiamo giochicchiato un pochino. Magari si farà una live o magari l'avete già vista, non lo so se ne farò o ne ho già fatte. E, spero il gioco vi sia piaciuto e
per quanto io fossi dubbioso sul titolo quando è uscito un anno fa, l'ho potuto provare ora e devo dire che non è assolutamente male. Cos'è questo? È un'altra cosa, un altro potenziamento, credo. Furia. Ah no, un'altra cosa ancora. Che però non so. Ah, il 2, ok, uso l'onda 2, tutto così. Bellissima. Devo usarla qui su questo. Non ho l'incantesimo giusto. No. Però è blu. No, questa è una zona segreta dove dovremo tornare indietro. Va bene. Ragazzi, questo era Immortals of Aveum. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E io intanto affronto l'ennesima ondata. Riparte l'arena di nuovo. Che comunque è divertente. Calcolando le multimosse che potete fare. Battuta e sono andato avanti, infatti. Bella ambientazione. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E alla prossima. Ciao ciao.